Basta da poco. Stiamo andando bene, ma dobbiamo ancora continuare perché non abbiamo fatto niente, dobbiamo tirarci prima possibile fuori. Beh, 9 punti in 3 partite non sono niente. Non sono niente, però tu sai che fino a 3 domeniche fa soffrivamo. Adesso le cose vanno meglio, gustiamoci questo periodo. Sicuramente l'allenatore ci ha messo del suo e se questi risultati venivano prima sicuramente l'altro stava ancora con noi. Purtroppo siamo contenti, inutile negarlo. 3 vittorie erano da anni che non ne facevamo più. Oggi dopo 3 vittorie si respira un'altra aria e quindi continuiamo così. Dobbiamo pensare già da questa sera a fermo e poi partita dopo partita dobbiamo cercare di arrivare quanto prima alla salvezza. Presidente, cambiano gli obiettivi se si rimane con l'obiettivo di salvezza o adesso si guarda qualcosa in più? Assolutamente, come prima si guardava per fare i punti per salvarci, oggi ci dobbiamo salvare e penso che partita dopo partita cercheremo di fare il massimo dei punti. Era la primavera del 2015, l'ultima volta che il Teramo ha vinto 3 gare consecutive, sono passati un po' di anni, come ha detto lei, che sensazione si prova? Beh, è una sensazione bella perché innanzitutto, a prescindere che non segnano le punte, siamo squadra perché si vede che crea anche poche occasioni però poi fai gol. E questo sono segnali importanti, segnali che la squadra c'è, che sanno quello che vogliono fare ed è strategico. Poi segna il centrocampista, segna la punta, segna il difensore, per noi non cambia niente. L'interessante è vincere perché conta solo il vincere, altro non conta.